Ciao babies, how you doing babies? This guy here is electric. 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 Oggi parliamo di tette, avete capito? Ho catturato così la vostra attenzione? Perché siete dei porcelli, ecco perché. Zozzi, ma adesso mandiamo la sigla. Ciao belli, come butta? Belli. Oggi siamo di nuovo qui riuniti per imparare altre cose dal vostro caro Peo. Oggi lezione di disegno, avete capito? Oggi, finalmente, a grande richiesta, arrivano i tutorial sul corpo umano, ok? In particolare dell'uomo oggi. Poi affronteremo anche la donna. Faremo il viso della donna e il corpo della donna, ok? Oggi rimaniamo sull'uomo, visto che l'ultimo tutorial è stato appunto quello dell'uomo. In realtà quello sul disegno digitale, ma per chi disegna anche su carta questo può essere molto utile. Quindi iniziamo subito. Innanzitutto qui abbiamo un bel foglio di carta vuoto, bianco, bello bianco. Lo sto accarezzando, anche se è un vetro in realtà. Ma non perdiamo altro tempo. Allora, innanzitutto, la teoria delle 8 teste. Parliamo delle 8 teste, ok? Le proporzioni del corpo umano a grandi linee, ok? Io vi consiglio comunque sia di studiare sempre e comprarvi testi di anatomia. Perché? Perché i testi di anatomia sono quelli che vi fanno vedere i muscoli per bene, le ossa e tutte queste cose che vi aiuteranno poi non solo a lavorare meglio sulle proporzioni, ma sulle varie corporature che potremo anche affrontare un giorno. Ma adesso iniziamo con le proporzioni del corpo. Innanzitutto io qua c'ho una testa, no? Oh, brutta sta testa. E perché fare una testa qualunque quando puoi fare la testa del vostro caro peo di quartiere? Questa è una testa di un peo di quartiere, ok? Si può dire che il corpo umano è composto, proporzionalmente parlando, da 8 teste, ok? Ecco perché ho copiato questa testa di fianco e l'ho fatta azzurra per farvelo vedere meglio. Se io dovessi quindi moltiplicare tutte queste teste 8 volte, questa dovrebbe essere più o meno la mia altezza media, l'altezza media in proporzione di un corpo umano uomo. Adesso sembra molto grande perché probabilmente la testa è un po' piccola, ma comunque sia non perdiamo altro tempo. Se io dovessi dividere quindi in 8 parti il corpo umano, potrei dire qui, in questo punto qui, anzi facciamolo rosso così si vede meglio, va. C'è il collo, in quest'altro punto qui, quindi punto numero 1 il collo, punto numero 2 ci sono i capezzolini. Li chiamo capezzolini perché io ce l'ho piccolini, avrei voluto averceli più grandi e spanati, ma non ce l'ho. Nel terzo punto abbiamo l'ombelico e i gomiti. Wow! Senti, copiamoci tutte queste linee che facciamo prima. 7 e 8. Nel quarto punto abbiamo l'inguine, che noi chiameremo parte iniziale dei gioielloni del peo. Al quinto punto abbiamo le mani e metà della coscia. Ok, Jack? Ok. Nel punto 6 abbiamo le ginocchia. Tra parentesi mettiamoci parte inferiore della rotula, adesso vediamo perché. Al settimo punto abbiamo più o meno la fine dei muscoli dei polpacci. Scriviamoci solo muscoli, scriviamoci solo polpacci, va, se non ho più voglia di scrivere. Che i polpacci non sono dei polipi brutti e cattivi, capito? Questo tocca che lo sappiate, non è che vi dico che cosa sono i polpacci, voi dei polipi brutti e cattivi, no? Ok? E qui ci mettiamo i piedini, anzi piedaini, perché piedini, se lo leggi in inglese con la i come si legge in inglese, diventa piedaini. Daini, capito? Figo, vero? Adesso andiamo a tradurlo in disegno, questa cosa, no? Quindi se io scendo qui con il collo, innanzitutto il collo ha sempre un andamento incavo, perché questi sono i muscoli, lo sternocleidomastoideo, partono da dietro le orecchie, ok? E finiscono al centro delle clavicole. Il manubrio, il cosiddetto manubrio. Questo manubrio, ma dietro, qua dietro, vedete qua dietro, ci sta il trapezio, che mi fa un po' male, perché ieri in palestra l'ho sforzato tanto. E il trapezio ha un andamento opposto, è più largo ovviamente. Circa a un terzo di questa divisione qua, quindi dividiamo in tre, c'è l'altezza della spalla, no? Qui la spalla scende e finisce proprio nella seconda divisione, ok? Ok, Jack, ok? E qui è proprio dove otteniamo le nostre clavicole. Qui avevamo detto che c'avamo i capezzoli, no? Quindi facciamo un bel capezzolone e un bel capezzolone, anche se io non ce l'ho così grandi, quindi diminuiamo la grandezza, ok? Un pochino la grandezza diminuiamola, perché se no... Però non ce l'ha sti capezzoloni. Qui quindi abbiamo il pettorale, che il pettorale va a finire sotto la spalla. In questo caso il deltoide parte da circa metà della clavicola, no?
il deltoide, quindi uno spicchio del deltoide. Il deltoide è un muscolo composto da tre muscoli, no? Se dovremmo disegnarli, questo ne è un pezzo, questo ne è un pezzo e l'altro sta dietro, no? Quindi questo parte così e quest'altro pure parte così. Non a caso quando io alzo il braccio, no? Questo è il mio deltoide, qua si forma una cavità, no? Dove c'è la clavicola, appunto, e sembra che continua con il pettorale, tante volte. Bicipite, braccino, olè, capito? Qua c'è il dorsale, l'ascella pelosissima, bip 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 bip. Avete capito, no? Adesso io disegno un pochino qui dietro il dorsale, ok? Che mi va a scendere dove iniziano appunto gli obliqui, la cavità toracica. Adesso andiamo piano piano, in modo sempre un po' imbuto, no? È il corpo normale, non proprio dritto così, a meno che non sia fa un cicciottello e lo fate così, no? Un po' un cinciottello. E qua abbiamo l'ombelichino, ok? Quindi se io dovessi fare gli addominali e un po' di obliqui starebbero così. Ma adesso riprendiamo col braccio, perché qui dobbiamo arrivare al gomito, no? Proprio avevamo detto su questa linea qua. Quindi qui avrò il mio bicipite che parte appunto da sotto la spalla. Il tricipite non si vedrà perché sta dietro, giusto un pochino, quindi diamo giusto un po' di curvetta. Qui la cavità del braccio e partiamo con l'avambraccio. E qui abbiamo la parte iniziale dei gioielloni del peo, ma qui iniziano anche i polsi. Mettiamoci lì che se no ci lo scordiamo. E polsi. Quindi qua ci avremo i nostri polsi, ok? Ok, Jack. Avete presente quando io apro la mia mano, no? Ce l'ho grande più o meno quanto il mio viso, non è così piccola. Quindi se il mio viso è più o meno grande così, no? Il mio viso, non tutta la testa, è così, più o meno dovrà essere anche la mano in quel modo. Quindi guardiamo la distanza se coincide. E già, più o meno sì. Mettiamoci un segnetto, tipo una stellina. Questa stellina, no, sembra una stellina ebrea. Mettiamoci un cancelletto. Cancelletto, ovvero hashtag, come lo chiamano oggi, anche se da tempi antichi si chiama cancelletto. Soltanto che fa brutto dire cancelletto love, cancelletto friendship, cancelletto beach, cancelletto summer 2014. Avete capito, no? In realtà devo rimpicciolire un po' questa mano perché non avevo contato le dita. Torniamo al busto e qui analizziamo un attimo lo scheletro umano, un attimino, ok? Qua dove c'è l'inguine, il bacino, quindi dove partiranno le gambe, facciamo due articolazioni basilari qui, cioè due cerchietti che stanno a indicare le articolazioni delle nostre gambe. Facciamo finta che questo è il bacino, molto sintetico come bacino, che voi lo sappiate o no, che vi piaccia o no, il femore ha un'andatura incava, nel senso va verso l'interno il nostro caro femore, cioè parte e va giù internamente, verso di qua. Capito? Non è che va dritto, teso, boom, quello è il femore. No, in realtà va un po' verso dentro. Pensa un po' quante cose che impariamo col corpo umano. A parte che deve essere lungo fino a qua, quindi stavo già sbagliando, va bene. Qui avremo le nostre ginocchia, come avevamo detto prima. La tibia, cosiddetto stink umanoide. Prendiamo questo scheletro, rendiamolo blu, così almeno lo teniamo d'occhio. A qui per l'uomo abbiamo dei muscoli particolari che se io non li voglio accentuare ma voglio semplicemente andare al punto, io potrei già da qua iniziare a partire con l'andamento della coscia intera, no? Tranquillamente, funziona comunque sia come metodo per semplificare le cose. Però se sto facendo un uomo un po' più muscoloso, qui c'è un addominale laterale che mi va giù verso l'inguine, no? Verso i gioielloni del peo e mi vanno appunto a creare l'inguine. Qui è dove c'è il pacco, ok? Che adesso lo andiamo a disegnare per motivi di censura su YouTube, a meno che io non ci metta sopra una bella immagine con scritto censored, quindi dopo sì, sai che disegno il mio pene. Oggi disegniamo il pene del peo, chiaro? Il quadricipite, ovvero il muscolo della coscia, è un muscolo abbastanza complicato. È composto appunto quadri da quattro ventri, che okay? Quattro muscoli, ok? Che si intersecano, si intorcicano e creano il muscolo, ok? È un po' complicato, non so se dirlo o meno, ma comunque sia. Sappiate che parte dall'esterno e va a finire verso l'interno il quadricipite. Non è un affare tipo boom, questo è il quadricipite. So che gli assomiglia, ma in realtà no. Va a finire da fuori verso dentro. Quindi se qui dovessi fare le mie cosce, io farei così. Qui abbiamo un altro muscolo della gamba. Ecco perché guardate che andamento che è la gamba. Non è una roba dritta, no? Io qui c'ho il muscolo dei glutei che si vede da dietro, facciamo finta, no? E qui il mio quadricipite prende il sopravvento. Questo è l'adduttore posteriore. Quando fate gli stacchi in palestra, non so se li fate mai, utilizzate quello. Quando fate i swing in palestra, usate quello. Qui c'è il nostro quadricipite che gli passa sopra e finisce fondamentalmente con due ventri appena sotto. E qui avremo la nostra rotulina, ok? Ok, Jack. Partendo dal polpaccio, in questo punto qua
ci deve entrare un polpaccio intero, ok? Il polpaccio già qui si può dire che è finito, no, non è che è finito, va dietro la coscia, quindi si nasconde dietro, e il polpaccio lo devo far entrare qua. Una cosa interessante del polpaccio però, la parte esterna, il polpaccio è composto da due ventri, ok? Il ventre esterno, quindi quello da questa parte di qua, è più alto di quello interno, se possiamo così dire, questo è più alto di questo, no? Quindi la curva del polpaccio, facciamolo un po' più, con un po' più di delicatezza. E più o meno lo stesso discorso vale per il malleolo. Il malleolo destro è più alto del malleolo sinistro. Non sono della stessa altezza. Sorpresa, questo è più basso di questo. Sorpresa, questo non lo sapevate. Ho detto una cosa nuova e lo so. Quando io disegno i piedi, generalmente faccio partire il collo del piede e poi faccio il tallone dietro, più o meno per capire l'andamento del piede. Qui è dove partirà il mio allucione, bello potente la luce del peo. E adesso facciamo il resto delle ditini. Dei ditini, che si dice ditini, non ditine o ditaine. Ditini. Non è vero. Dita si dice. Ho fatto un po' troppo pronunciato questo quadricipite, si vede? Non che io non sia in forma, ma non vorrei esagerare. Ed ecco qui il nostro peozio. Ok, adesso queste robe qua le possiamo anche cancellare, che è tutta roba brutta. Tutta sta roba qua, fuori. Fuori! Via! Questo è il nostro caro peo di quartiere, ok? Ma adesso, tanto per approfondire un po' la faccenda, tanto per complicarmi la vita, perché no, io lo farei anche di profilo a questo punto, no? Che dite? Abbiamo poche chicche ma importanti per il profilo. Innanzitutto, rifacciamo il viso del peo qua. Abbiamo rifatto il viso di peo di profilo. Avvicinandolo qua possiamo vedere che le proporzioni più o meno ci sono. Innanzitutto partiamo dal collo. Il trapezio, quando si attacca qua dietro, ha il solito andamento, che però questa volta mi tenderà verso la schiena, no? Allora, se dovessimo prima fare la schiena, innanzitutto quando io sono di profilo non sono piatto, no? C'è massa nel mio profilo, non è che devo fare una sottiletta. Quindi iniziamo con fare la massa. Il mio collo innanzitutto viene un po' verso fuori, verso in avanti. Qua c'è lo sternocleidomastoideo che mi va giù, e qua stavamo dicendo c'è il signor trapeziolo. Prima il collo, facciamo il signor trapeziolo. Rifacciamo le spalle alla stessa altezza di queste qua, le vediamo qui, no? Sto tenendo d'occhio anche lì. Se dovessi dividere gli spicchi, qua si vedrebbero meglio, no? Del deltoide. Qua si vedrebbe ancora la clavicola, appunto dove c'è il manubrio. E qua mi parte il signor pettorale, che appunto mi crea volume. Anche se non sono pompato a bestia, comunque sia, la gabbia toracica crea volume. Quindi io vado in avanti. Qui possiamo fare il capezzolo, qua c'è un po' del pettorale. Più o meno questa cavità che sto facendo, più o meno dove finisce la gabbia toracica, no? E anche dove la parte addominale si può dire è incava, concava, se siete palestrati o magri, insomma. Se no io potrei semplicemente andare giù così e fare un bel panzotto, ok? Ma noi adesso il panzotto non ce ne frega, perché stiamo facendo uomini fichi. Poi vedremo altre tipologie di corpi, ovviamente. Non è che uno può disegnare solo gli uomini fichi, no? Qui a questa altezza qui è più o meno dove avrà inizio il mio inguine, quindi da qui l'addominale scenderà. Qui abbiamo l'ombelico, ricordiamoci che qui adesso lo disegno appena per farlo capire, ma non è che ci serva. Il lato visto un po' da dietro, adesso dobbiamo accentuare un po' il tricipite. Prima abbiamo visto soprattutto il bicipite, che parte appunto, stavamo dicendo, da sotto la spalla. Questo è il mio bicipite. Il mio tricipite come è fatto? Come posso spiegarvelo? Ah, questo è il dietro del braccio. Ah, questa è la spalla. Questo è il dietro del braccio. Il tricipite, il ventre del tricipite, i ventri, perché sono tre, finiscono prima del bicipite, ok? E c'ha questa forma ad Y, per così dire. Questi qua sono tutti i tendini, ok? Quindi qua è piatto fino al gomito. Fino al gomito è piatto. Qua davanti si vedrà un po' del bicipite. Qua il muscolo dell'avambraccio si inizia a formare. E quindi facciamo questo il nostro avambraccio, no? E che fa il pollicione in su. Bella, bro, bella. Tricipite. Ricordatevi questa forma Y, più o meno, meno per capirlo. Quindi qui lo gonfio, ma poi mi diventa piatto, appunto, perché qua inizia quello che stavamo dicendo, la parte di tendini che va giù fino al gomito. Chiaro? Qui c'è il gomito, quindi la parte del muscolo dell'avambraccio parte già dal braccio superiore, che è quel muscolo, quello che chiamano il muscolo della masturbazione, per dirlo in modo carino, no? Quello che quando voi fate, oh, quante seghe ti fai? Tu fai così? E quelli dicono, oh, guarda quanto muscolo, allora te ne fai tante. Bravi bambocci, proprio quello lì. Adesso, quando noi stiamo dritti con le braccia, se ci fate caso, non è che sono dritte così, hanno sempre una, tendono sempre ad andare un po' in avanti per bilanciare il corpo. Facciamo una mano, qui sempre pensando sia alla gabbia toracica che ai muscoli della schiena, fino alla prima divisione vado giù, inclinato verso l'esterno, perché questo è ancora trapezio, e poi scendo, cioè ristringo un'altra volta, cioè perché ho creato il volume della cassa toracica ma anche del dorsale qui dietro. Qui è la parte più magra, se così vogliamo dire. Qua si riapre e qua iniziano le chiappe, ok? Le chiappe sono un bel muscolo, bisogna farle le chiappe, non è che
come tutti gli anime il mio culo è così, io lo giù dritto, no, come lo disegnano spesso negli anime, cioè senza chiappe. Perché fare ste persone senza chiappe? Le chiappe ce l'abbiamo. Pensate a Dragon Ball, lui le disegnava le chiappe, due belle chiappe sode, in realtà sode. Le chiappe di Goku erano dei macigni, però va bene, anche ora le chiappe in quel modo. E lavoriamo su due belle chiappone sode qua. Una in realtà se ne vede perché sai di profilo, questa è una bella chiappona proprio. Facciamo una vena sulla chiappona come se fosse tutta tirata. Oh, la mia chiappa! Ok, togliamola. Adesso qui arriva un'altra sorpresa per le gambe. Allora, iniziamo capendo dov'è il piede qui, no? Se io dovessi fare il piede, io lo dovrei fare più o meno alla stessa larghezza e altezza del nostro corpo che abbiamo fatto fino adesso. Giusto? Sì, giusto, lo sto dicendo io. Quindi più o meno questa distanza qua è la corretta, no? Se io faccio il mio tallone, il mio piedino, insomma, tutto bello carino. Sai, il collo del piede. Il piede, insomma, come lo conosciamo, no? Lo conoscete il piede? Questo è il mio piede, no? Come potete vedere, l'inclinazione del corpo umano tende ad essere un po' avanzata. Proprio perché il piede sta dritto sopra di noi. Ma siccome l'articolazione della caviglia è spostata qua dietro, no? Ovviamente la nostra gamba dovrà tornare a questo punto. Come posso spiegarvelo? Il nostro piede è alla stessa altezza nostra. Cioè, stessa larghezza nostra. Perché noi siamo... affinché noi, il nostro baricentro rimanga appunto al sicuro, al nostro centro, e non perdiamo l'equilibrio, quindi la gamba andrà un andamento verso l'interno per ricollegarsi alla caviglia che sta, non è al centro del piede, no? Se no la nostra gamba avrebbe fatto così. Non so se mi sono spiegato, ma fidatevi e basta. Quindi qui disegniamo un po' l'adduttore. Innanzitutto facciamo l'andamento della gamba, il ginocchio e il polpaccio. Ok. Qui c'è l'adduttore, il nostro bel adduttore. Qui il nostro bel quadricipite. La rotuletta. Il polpaccio, che qui quindi esce fuori il polpaccio, no? Qui, voi sapete, no? Qui abbiamo l'osso quasi scoperto. Sai quando ti prendi una botta sullo stinco e soffri come un cane proprio, che ti fa un male bestia? È perché lì c'è osso. Se tu dai una botta lì, cazzo, fa male. Quindi qui io vado giù piatto, no? Questo è osso. Però qui invece io lo devo gonfiare, perché qui abbiamo il polpaccio. Anzi, gonfiamolo un po' di più, che magari abbiamo dei polpacci... dei macigni. Nel posto dei polpacci. Quindi questa massa qua è polpaccio, ok? È roba in più. Invece qui non c'è tanta roba, perché è tutto muscolo. Facciamo un malleolo. Ed eccolo qui. Il nostro peu di profilo e per dritto. Queste sono più o meno delle basi, ok? Tutte quelle cose che vi ho detto in più sui muscoli, sul come è fatto questo muscolo, eccetera, eccetera, sono cose che voi potete imparare man mano, in cui non basterà mai un tutorial. Io sono andato ad una scuola apposita, che tra l'altro per chi è davvero bravo e interessato, la consiglio vivamente, ma non da fare da sola, di continuare a studiare, di continuare a fare... anche un altro studio del tipo, io ho fatto il liceo scientifico, mentre facevo il liceo scientifico ho fatto la scuola internazionale di comics. Entrambe mi sono fatto il culo, ok? Mi sono fatto un mazzo così. Ma perché non è sufficiente l'una o l'altra? Mi seguite, la vostra mente deve essere alimentata, cibata. Più sapete, più il vostro disegno ne risentirà. Non basta saper disegnare, basta, bisogna cibare la vostra mente. Leggere, vedere, imparare, anche cose che vi sembra non hanno niente a che fare. Però, che ne so, se tu fai un fumetto fantascientifico o una storia anime fantascientifica, deve avere un certo senso. Non è che puoi sparare cazzate, cioè a meno che non vuoi fare fairy tale, spari cazzate sulla magia e che la forza dell'amicizia è la forza più potente del mondo e vaffanculo. Vuoi stare così ristretto con la mente? Ben, buon per te. Se vuoi fare tipo un fumetto alla Blame, Knights of Sidonia, robe più serie in cui devi studiare per... o anche l'attacco dei giganti, vedete come il progetto dei portalame tipo taglierini con le bombole, a gas che aiutano a spingersi, ha un certo senso, direi, no? Ha senso comunque sia. Dare senso alle cose che disegnate è quello che si chiama appunto character design o environment design, quindi il design delle ambientazioni. Non è che quando fanno un videogioco arriva uno, butta su due montagne, due case, ha fatto. No, prima ci sono i designer che più o meno decidono come deve essere quell'ambientazione, come deve essere la luce di quell'ambientazione, e quelli infatti si chiamano environment designers, no? Concept artist, ci sono un sacco di modi di chiamarli. Ma rivediamo al volo lo schema, il nostro schema qui, per ripassare le 8 divisioni, 8 teste, l'abbiamo capite. Per la donna sono all'incirca 7,5, ma ci sono donne anche alte, eccetera. Le variabili sono molte, sta a voi cambiare queste proporzioni, giocarci un po' e vedere cosa esce fuori, perché tanto le persone sono diverse, non è che sono tutti figli uguali, proporzionati, no? Per il prossimo tutorial io farei il volto, sì, il viso della donna, come abbiamo fatto per quello dell'uomo, per vedere i tratti più leggeri.
crocifieri, cose del genere, e poi ancora il corpo della donna in questo stesso modo. Ditemi voi se siete interessati, dimostratemi il vostro amore appunto schiacciando il pulsante qui sotto forma di pollice in su, e ricordatevi che questo era Electric.